Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Soltanto brevemente per prendere la parola su questo punto, dire anche insomma, qual è stato l'excursus che ha portato all'assegnazione della cittadinanza onoraria all'onorevole Segre, a Liliana Segre. Parte tutto naturalmente da quelli che furono i gesti, gli attacchi nei confronti della senatrice e anche da una bellissima iniziativa che come ANCI nazionale, a proposito, la proposta del Milite Ignoto e dell'ANCI, non coloriamo una proposta importante di questo tipo di una appartenenza a questo o quel partito. La stiamo portando avanti proprio come ANCI per insomma, dimostrare che tutte le comunità, tutte le amministrazioni, tutte le città e quindi tutti i sindaci hanno in qualche modo il dovere di dare un riconoscimento anche al Milite Ignoto. Dicevo, nasce tutto da quella bellissima manifestazione che come ANCI organizzammo l'11 dicembre del 2019 a Milano con una passeggiata, un corteo di centinaia di fasce tricolori, centinaia, forse anche migliaia di sindaci che da tutta Italia fecero simbolicamente una sorta di scorta civica nei confronti di Liliana Segre. Un bellissimo momento al quale partecipò tutta Italia, nel senso che tutti i sindaci di qualsiasi colore politico, molti sindaci anche di amministrazione, insomma, a conduzione Lega, Fratelli d'Italia e quant'altro, indossarono la fascia tricolore e fecero da scorta civica a Liliana Segre. Noi abbiamo sentito fortemente di assegnare a lei la cittadinanza onoraria e devo dire che anche dalle interlocuzioni che ci sono state, ringrazio anche l'assessore Calabro che nell'ultima parte della scorsa consiliatura ha seguito questo iter. Purtroppo la senatrice non è qui anche perché i motivi di pandemia la limitano molto nei suoi spostamenti. Auspichiamo che ci possa essere qui quando questa fase sarà superata. Ecco, rispetto a questo lei ha manifestato grandissima gioia, anche perché non è come dire, noi lo sentiamo come un atto dovuto, ma lo sentiamo come una sorta di abbraccio corale da parte della città, di Reggio Calabria nei confronti della senatrice, ma soprattutto di condanna di tutto quello che Deborah ha magistralmente espresso nel suo intervento. Anch'io, mi dolgo del fatto di non essere tutti presenti qui oggi. Sono convinto altrettanto del fatto che si sia trattata di una mera coincidenza, avremo modo di capire se effettivamente è così come tutti auspichiamo. Dico anche altre due cose. Sarebbe in qualche modo un po' come l'assenza di alcuni rappresentanti all'interno del Parlamento rispetto alla votazione sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Credo che questa sia stata una occasione persa da parte del nostro paese, lo diciamo con convinzione, anche perché esporre il manifesto raffigurante Patrick Zaki fuori da Palazzo San Giorgio non è insomma un gesto artistico. Esprime la reale convinzione che parte da questa amministrazione, parte da questa città rispetto a quella che è la tutela dei diritti umani, la tutela dei diritti inviolabili delle persone. E a proposito di questo, non può passare in secondo piano come all'interno di alcune commissioni parlamentari, invece la tutela dei diritti delle persone venga addirittura in un ordine di priorità dei temi da affrontare in commissione dopo alcune proposte di legge sugli animali. Ora, per carità, tutto è degno di grandissima importanza, però credo che fermare l'iter di approvazione della legge Zan che trasforma l'omofobia in un reato
non credo che possa essere ferma per non meglio specificate altre priorità o incidenti di percorso, rallentamenti all'interno dell'iter di approvazione di legge. Dico questo in conclusione per dire che questa città ha una visione coerente rispetto alla condanna del fascismo, dell'antifascismo, rispetto all'idea di essere una città accogliente e inclusiva, l'idea di una città nella quale nessuno rimanga indietro, nella quale nessuno rimanga escluso, nella quale ognuno possa avere le proprie opportunità, nella quale la memoria è un elemento fondamentale per ogni costruzione di occasione futura di sviluppo del nostro territorio, che è principalmente culturale, che parte principalmente dalla conoscenza di quello che c'è stato prima, da un lato per non ripetere gli errori del passato, dall'altro lato per capire che tutte quelle che sono, quelli che sono i diritti che noi oggi diamo per scontati, quasi banalizziamo, quasi ci sembrano normali, sono tali perché in passato qualcuno ha combattuto e ha perso anche la vita per l'affermazione di questi diritti, per la garanzia di quella che a noi oggi sembra la normalità. Proprio per questo motivo, proprio perché alcuni appuntamenti oggi istituzionalizzati non possono essere soltanto un atto dovuto, un impegno che è scritto in rosso sul calendario e quindi dobbiamo per forza in qualche modo onorarlo. Noi già da qualche tempo in questa città cerchiamo di interpretare la giornata del 25 aprile come una giornata nella quale il messaggio che viene trasmesso deve essere recepito e fatto proprio, soprattutto dai più giovani. L'abbiamo fatto non l'anno scorso, che già eravamo in pandemia, 2 anni fa, con quei cartelli esposti a Piazza Italia, lo ricordate, che certificavano, riprendevano tutte quelle che erano le situazioni di costrizione, compressione delle libertà personali, delle libertà di espressione che vigevano in Italia prima del 25 aprile. Lo faremo quest'anno con 2 appuntamenti importanti, al quale voi li conoscete già, ai quali invito naturalmente tutti i consiglieri comunali. Nella giornata del 25 aprile, oltre alla, diciamo, tradizionale cerimonia alla Stele del Partigiano presso i giardini Umberto I, la villa comunale, verrà posizionata una panchina, si chiamano panchina lettera proprio perché sono incise delle frasi. Ricordate la panchina rossa che abbiamo posizionato nella giornata del 25 novembre, nella stessa piazza, quella antistante il liceo Convitto, posizioneremo un'altra di queste panchine con la frase storica, importante, di Gramsci rispetto agli indifferenti. E noi non siamo indifferenti e questo ce lo vogliamo ricordare ogni giorno. La seconda iniziativa, invece, nella stessa giornata, alle ore 12, al piazzale Botteghel, verranno scoperti, anche se saranno già scoperti da prima perché i lavori inizieranno da lunedì, 2 murales che raccontano attraverso le immagini le storie di due partigiani, di due eroi, di due nostri conterranei. Da un lato il partigiano Malerba, originario di Samo, purtroppo venuto a mancare poco tempo fa. Dall'altro lato la storia bellissima di una donna che non era partigiana, ma è morta purtroppo per la violenza e l'efferatezza dei crimini tedeschi. Mi riferisco a Teresa Gullace, nativa di Cittanova, famosissima perché Anna Magnani la portò, diciamo, a essere anche una eroina da un punto di vista cinematografico in quel famoso film che è Roma città aperta. Ecco,
In tempi diversi, in modi diversi, lo stesso messaggio, anche Reggio Calabria vuole essere città aperta, città inclusiva, città che non lascia indietro nessuno e credo che la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, anche quel bellissimo applauso corale, unanime, che ha segnato l'intervento della consigliera Novarro, ci fa comprendere e ci fa avere maggiore consapevolezza di questo. Grazie. Grazie, sindaco. Bene.